Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno preso con amore.
persone di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro era pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così per sé: o Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulti, che neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana, pago le decine di tutto quello che possiedo. Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: o Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questa è la differenza dell'altro, no, adesso sono giustificato. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Togliamo così la nostra umilia, una solita storia. È la solita storia. Da che mondo è mondo è così. Non riuscire a vederci come siamo nella realtà. Donne e uomini, ragazzi, nessuno riesce a vedersi come realmente è. Gli uomini in generale sanno tutto, sono in grado di salvare la nazione, il mondo, le donne pure, in generale. Illusioni. Illusioni come per il fariseo della parabola. Che fariseo che anche se va meglio, qualche cosa faceva senza alcun costrutto, perché non si può andare di qualche cosa che se solo l'apparenza di gente. La verità della realtà, questa la conosce solo Dio. Poi per quel che ci riguarda, bisogna fare questo, che possiamo ingannarci tra noi. Certo, possiamo ingannarci tra noi, ma non possiamo ingannare Dio. Ecco, ricordatevelo bene anche voi, ragazzi, questa cosa. Non puoi mettere in salto Dio, lo sa, deve, capisce? E allora questo vale per me per primo, penso che qualche volta almeno vada un pochino per ora per tutti, ma per me per primo, per ognuno di noi qualche volta almeno, scendiamo dal piedistallo traballante delle apparenze che ci costruiamo. Scendiamo dal piedistallo traballante delle apparenze che ci costruiamo. Vogliamo cadere noi stessi? Secondo così possiamo. Poi possiamo cadere gli altri, ma Dio no. Nel romanzo del Manzoni Promesse Sposi, i bravi erano gli scagnozzi del signorotto Don Rodrigo, del signorotto del posto Don Rodrigo, i bravi erano gli scagnozzi di Don Rodrigo, con a capo il famigerato abito grigio, di grigio. Avidità e apparenza, inganni a se stessi e anche al mondo, che per non fare giudica il mondo. Tra parentesi, quando il grigio per l'attività muore contraendo la peste, che non fa il grigio, no? Vedendo che c'è della gente che muore di peste, poi partite abito da fugare con le mani delle tasche che gli ha acquistato il grigio, c'è il campo per me, esatto, no? E questo mondo di abilità e di apparenza. E poi così viene descritto il grigio, quando muore per la peste che ha incontrato in quel mondo. Dice così Manzoni: arrivato in un attimo e preso il miserabile peso, lo portavano lì. Dico spongo che apparentemente cioè, preso il miserabile peso, lo portavano lì. Ecco, capite bene. E poi il Manzoni non aggiunge altro, preso il miserabile.
davanti a Dio, davanti a quel Dio che giudicò il pubblicano e il fariseo, l'uno e l'altro. E Gesù nel racconto si esprime così, lo abbiamo ascoltato, dice: questo pubblicano giudice, ragazzi, tornò a casa sua giustificato. Aveva la giustificazione per quelle che erano soccorse, che ha detto: ora è peccatore, abbi pietà di me, peccatore, che torna a casa giustificata. L'altro, il fariseo che si batte e basta, che vive di apparenza, io ho fatto qui, ho fatto là, no, non torna a casa giustificata. Allora, capite, noi mettiamo nel tesoro del tempio, tesoro del tempio, ricordate il tempio antico dove c'era la lancetta della grande cassa delle offerte, ma è via tutto quello che serviva del tempio, appunto, noi mettiamo nel tesoro del tempio, che è la nostra anima, il tesoro del tempio che è la nostra anima, mettiamo prima di tutto la verità, non la parenza. Mettiamo la verità quella vera, che è fatto specificato oggi giorno, sembra che tutti abbiano la verità, mettiamo la verità quella vera, che magari, verità che magari, e ripeto magari, non ci piace. Verità spesso non piace. Se non piace a noi stessi, vediamo se ci piace agli altri, eppure vediamo quella verità lì, nel tesoro del tempio per la nostra. E non sbandieriamo le nostre presunte virtù, perché queste virtù potrebbero far ridere anche molti, intesi proprio come da lì, le nostre virtù sbandierate, potrebbero far ridere molti intesi proprio come da lì. Non sono disfattista, ma giro la mano, ripeto, in altro modo le parole di Gesù. E le ripeto per dire il vostro bene, se no non farei più. Il bene è il tentativo di migliorarmi e di migliorarvi. Perché questo è il compito a cui il sacerdote è chiamato. Sono stato chiamato, non mi sono chiamato da me stesso. Questo è importante sapere, il sacerdote è chiamato da Dio. Ma quanto è bella la verità. Quanto è brutta e scomoda la verità. Ragazzi, la verità è bella, ma è brutta e scomoda. E in generale la verità indispone. E non c'è altro sulla terra che sappia rigirarsi, che sappia rigirare bene la frittata dentro il mondo. Perché è così, ma io volevo fare cosa, perché questo, perché quello, e alla fine si ricade un po' nel discorso del fariseo. E perché è così, perché è cosa? La verità vera è che il pubblicano è peccatore, il pubblicano non è il fariseo, si è riconosciuto per quello che è. Ora, noi tutti, chi più chi meno, siamo peccatori. E di solito, bisognoso di Cristo amore. Se sappiamo dare l'amore, anche noi riceveremo, e con una sovrabbondanza tale riceveremo l'amore da diventare l'amore. Guardate, queste sono cose grossissime. Se qua non è che fai del bene, se qua diventi l'amore. Se guardi, non fai del bene, diventi dopo, diventi qualcosa di più grande di te. Ragazzi, guarda che è così. Se io amo, non faccio solo del bene, divento qualcosa di più grande di me stesso. Perché Dio è amore, divento qualcosa di più grande. Significa fare parte di Dio. Bellissimo. Se io faccio del bene, se io amo. Vivere con Dio e di Dio, colloquiare con Dio, se io amo. Divento più grande di me stesso, vivo con Dio, gli parlo con parole, parliamo, perché riguarda tutti noi, con parole nostre, con atti d'amore nostri, che nessuno ci ha suggerito se non più solo, perché il tempo ci ha suggerito. Noi ricordiamo ciò che se vogliamo, siamo lì. Il tempo, siamo noi. Noi siamo proprio la casa, il tempio di Dio, ragazzi. Ognuno di noi, una persona, può vivere anche 100 anni, anche di più. Ma cosa ha messo nel tesoro del tempio?
ragazzi, oh, domani diventerò così, domani farò questo, domani farò quell'altro, no, 130 anni. Sì, e poi? Ma cosa metterò? Cosa sto mettendo nel tesoro del tempo? L'ho messo? Oppure ho prelevato la continuazione con il Bartman? Sì, che il tuo conto è rimasto scoperto. Quella autorità. Capite? Dite. Ma poi cosa ho detto? Cosa faccio? Non vi parlo con attuazione, con giri di parole, devo dire la verità, sono obbligato a farlo dalla chiamata sacerdotale, con quello che essere un po'. I soldi che mettiamo in quel punto non sono gli euro, qualche volta servono anche quelli, ma la nostra anima non riceve gli euro, il nostro tesoro che l'anima riceve. Qual è il tesoro che l'anima nostra anima riceve? Qual è il tesoro? È l'unione con Dio. L'unione con Dio. Qual è il tesoro che la nostra anima riceve? Solo quella, l'unione con Dio. Ecco, guarda. Ecco, l'unione con Dio. Entrare in Dio è tutto. Lasciare entrare Dio in noi affinché Lui, ed è meraviglioso, e solo Lui, possa mettere nella nostra anima, che è il tesoro del Tempio, tutto l'amore che desidera donarci. Essere libero perché lui possa mettere tutto questo amore. Se vi pare, ditemelo. Amen. Thank you.
presenta del Padre Dio per testimonio chiesto di grazia e di conversione, tu vivi e secoli dei secoli. Amen.
santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore, che gli offrendosi liberamente alla sua passione, presente il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione del peccato. Fate questo in memoria di me. Tutti e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
pace del Signore sia sempre con voi. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso accedere.
di avvisi, giovedì, messa prefestiva alle ore 17:30, venerdì, santa messa al cimitero, ore 16, sabato, santa messa al cimitero, ore 16, sospesa la prefestiva. Il Signore sia con voi. Signore, la nostra vita.